Prima vera giornata a Tokyo. Allora, iniziamo con il tour della stanza. In realtà c'è poco da Poco vedere da a guardare. parte il mio ragazzo, Però mio marito, scusate. Sì, ma ti levi, cioè già non si può passare. Allora, questa è la porta d'ingresso. Posso assicurarvi che c'è davvero poco da vedere. E vabbè, infatti, come vedete, cioè, guardate quanto spazio c'è tra la porta e le valigie. Qui c'è il bagno, adesso ci arriviamo e questa è la stanza. Qui abbiamo una scrivania dove all'interno credo che ci hanno messo, sono penso, caffè, tè, tè, banana cake. tisane, i pigiami. Ragazzi, c'erano dei pigiami, da noi non si usa, ovviamente noi non li useremo, però sono tipo pigiami tradizionali. Come vedete, qui per passare molto stretto, vista dalla finestra, in realtà non è che si veda molto perché oggi mi sono affacciata e ho detto: ma chissà che tempo c'è, vediamo, mi affaccio e manco cannonate riesco a vedere il cielo, cioè non so se vi rendete conto. E questa è la nostra piccola stanza, momentaneamente perché cambieremo tantissimi hotel. E arriviamo al pezzo forte, il bagno, perché lo sappiamo che veniamo in Giappone per questi, cioè i bagni con gli spruzzi. Allora, penso che praticamente questo, vabbè, c'è scritto bidet, quindi ti lava, penso, tutto. E qui invece ti lava, beh, l'immagine è chiara. E qua possiamo stoppare. Poi penso che puoi impostare l'intensità. Allora, non l'ho provato, sarò sincera, perché già non è che io, cioè, è difficile. Questi cosi sono, hanno il buco, cioè, nel senso, c'entrano perfettamente il buco, ma se tu non ti appoggi, il buco. Usciamo, mi sono dovuta comprare i Bermuda che io non li uso perché qua mi hanno fatto venire i complessi. E no, perché i giapponesi se ti vedono con le chiappe di fuori con i pantaloncini. E quindi sono tipo la Madonna. Vabbè, comunque, andiamo. Ragazzi, siamo al Pokémon Center, quello non so quale dei tanti, perché qua ce ne sono tanti, quello con la statua di Snorlax. Vediamo se si libera un po', così facciamo qualche foto, cioè guardate, e lì c'è l'entrata del Pokémon Center e lì il Pokémon Café, dove proveremo ad entrare senza prenotazione. Siamo riusciti ad entrare al Pokémon Café senza prenotazione, ci avevamo perso le speranze, ce ne stavamo per andare e invece siamo qua. Cioè, ragazzi, è fantastico. Adesso vi faccio vedere anche il menu, incredibile. Ci hanno dato una tovaglietta che dobbiamo girare per scoprire il Pokémon. A me mi è capitato questo, bello il suo. Raga, ma sono bellissimi i peluche giganti. Ok, abbiamo questo tablet per ordinare. Allora, questo è food, però non è dolce. Voi avete preso salato? Sì, Però così è bello perché c'è tutto. questo, dico, non è che c'è altro. Però Questi sa. qua, questo non so che sono, Guardi, ah, ti fanno tipo l'immagine sopra l'immagine sul al. latte. Ok. Bevande. Roberta si è preso Roberto si è questo. preso questo. Con Bellino. Io vado sul dolce, tu che Anche vuoi? se, secondo me, a questo punto, anche questo. Guarda che bellino. Sì. Io ne prendo due così per il vino. Praticamente dovrebbe essere un pancake con della frutta e questo un tè con il biscottino. Raga, voglio farmi una foto con i Pikachu giganti. Mamma mia, raga, non ci credo, è bellissimo, sembra un sogno, vi giuro. No, ma io voglio questo peluche. È arrivata la mia prima portata, che è una specie di tè. No, guardate questo biscottino, ragazzi, è troppo carino. Comunque, tutta sta roba ci sta costando un botto. For me. Arigato. Thank you. Ok,
preso anche questo qui, che dovrebbe essere una sorta di pancake di Pikachu. Invece da questa parte abbiamo riso all'interno di Snorlax. Ah, del Pikachu! Guarda. La bevanda con Eevee, fantastica. Fa vedere, gira. No, vabbè, che carino. Non l'ho preso solo perché è salato, volevo qualcosa di dolce. Allora, per questo si mette il ghiaccio qui. Ah, ma pure l'erbetta sotto. Sì, ma allora a me le ghiaccio sono la xabila. Hanno specificato di non mettere il tè nel bicchiere, ovviamente. Mangiamo. Sinceramente non so nemmeno com'è il tè. E si mette questo, che credo sia un topping alla fragola. Forse un po' troppo. Scusa, mi dica, c'è una nuova. Non so da dove iniziare, stufiamo il biscotto. Fattine. Allora, il biscotto buono, ma è un semplice biscotto di pasta frolla. Penso che si metta così. È buono. Ho tolto un orecchio a Pikachu. Allora, è un pancake, no, sa di pancake, però è più morbido, è gonfio, classico pancake, diciamo. La sfoglia è alla coda, se non c'è più. Ma infatti questo non capisco. Se vuoi interessarvi, siamo entrati senza prenotazione, perché non capiamo, perché non riusciamo a prenotare, però ci sono un sacco di posti vuoti a tavola. Perché ti hanno, non hanno il tempo comunque per... Però, vedi, c'è assai. Buono, ma normale, ma più scenico che altro. Sa tipo di lampone e fragola. Com'è? Perché ho gusto di questo? Comunque secondo me il migliore era quello. Questa carne è buonissima. La carne e questa salsa. Questo com'era? Questo era buono. Questo. Non lo capisco, perché tu lo senti il gusto di te. Abbiamo notato che ci sono alcuni tavoli vuoti dove c'è un peluche di Pikachu seduto. E dietro di me. E c'è tipo il. Ah, proprio da mangiare. Ah, ovviamente è un menù da esposizione. Sì, ma calcola che i miei sono 30 euro. Perché io ho 3.000 yen. Comunque, a livello di prezzo, abbastanza caro. Considerate che il mio tè è venuto 1.200 yen, che sono circa 8-10 euro, comunque considerate che è un tè con un biscottino, se dobbiamo dirla tutta. E il mio pancake invece è venuto 2.000, che sono 12 euro. Poco più di 2.000, sì. 12 euro un pancake con veramente pochissima frutta. Vabbè, dico, lo fai perché è figo, eccetera, però economicamente rapporto qualità-prezzo. Three drinks, orders, three cold starts present. L'andavo puoi scegliere. Tre. Puoi sceglierne tre. Tre gradi, si sceglie. Io voglio quello. Questo? Sì. Uno? Io. Serafa Muslim, che Pokémon. Io scelgo questo. Ma, ragazzi.
Ok. È bellina. Ci hanno dato, penso, dei portabicchieri. Che però ho scelto io. Dove dovevamo, ora non l'avete visto perché non poteva inquadrare, ma abbiamo cliccato praticamente nel tablet, c'erano delle carte nascoste, tu ci cliccavi e ti sbloccava un Pokémon. Io ho trovato questo, a lui hanno dato questo, e invece fammi vedere il tuo. Questo Pokémon di ultima generazione. Sì, questi sono, del DLC, l'ultimo DLC che è uscito. E adesso non è finita perché andiamo a comprare. Voglio il Pikachu che cucina e non so se prendo qualcos'altro. Comunque questa è anche la vista del Pokémon Café. Raga, sono la persona più felice del mondo. Non ci credo nemmeno che sono qua. Incredibile. Veramente bello, mangiare non è, diciamo, di chissà quale cosa. Comunque volevo prendere la posata, il cucchiaio del gelato di Pikachu, oppure questa qua che è carina, così il cucchiaino più piccolino. Il peluche lo prendo sicuro, prendo quello chef probabilmente. Beh, io ho preso questo. E papà e mamma.